passeggiando in bicicletta accanto a te, pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli una goccia. Dopo l'ordinanza Super Santos, il provvedimento della prima amministrazione Foti che vietava di giocare con il pallone per il corso, un'altra decisione assunta dai vigili urbani e dal comune che provoca già polemiche, anche sarcastiche contestazioni sul web. Amatori, appassionati di bici, cittadini che semplicemente amano passeggiare in bicicletta, che annunciano battaglia. Sul piede di guerra Gianni Cini, presidente di una società di ciclismo, promotore del 61esimo giro ciclistico dell'Irpinia. Adesso dovrà rinunciare ad andare in bicicletta, almeno per i corsi. No, io vado in bicicletta piano piano come sono sempre andata. Voglio vedere che mi fa la contravvenzione. Preparerà una manifestazione? Sto preparando gli inviti per quei 500-600 aderenti al comitato pro piste ciclo pedonabili e vediamo un po'. Una biciclettata contro l'Una bicicletta nel corso. Con il disco rosso alle biciclette, le due ruote, almeno per il corso, rischiano di restare ferme al palo per un bel po' e molti si dicono giustamente penalizzati per colpa di pochi incoscienti. Mi sento penalizzato perché comunque io che abito lontano per raggiungere un posto, se non ci sono mezzi pubblici devo prendere qualche altro mezzo per fare velocemente. C'è una questione di senso civico, il rispetto delle regole vale per tutti, piccoli e grandi. Il buon senso. Non ci sono piste ciclabili ed è anche vero che ci sono molte biciclette in giro. Riuscire a convivere con questo sistema. Ma quindi lei comunque continuerà a utilizzare la bicicletta? Finché dovrà non rinunciare al corso? Se me lo vedono, sì. Accoglie favorevolmente l'ordinanza un anziano frequentatore del corso, vittima che gli rivela mesi fa di una bici pirata. Un paio di mesi fa mi fu investito da una bicicletta a corsa e mi riferì verso di voi, che voi annunciaste il fatto. Sì. E io mi rivolgo al vigile. Il vigile mi disse: ma che mi metto a correre appresso in bicicletta? E non è fatto. Fu proprio aggredito da un bullo. Sì, proprio aggredito, uno schiaffo dietro la mucca e mi fece capire il cappello a terra. E per fortuna non andai con la testa, se no altrimenti in questo momento non c'era più. Stamani, inizio dell'isola pedonale, c'è ancora il segnale che consentiva il transito delle bici, ma alla notizia dell'imminente ordinanza qualcuno ha deciso di fare marcia indietro. Passeggiare in bicicletta potrebbe costare caro, meglio non rischiare e sentirsi il refrain del vecchio successo di Riccardo Crociani in Santa Pace. Non lo sapevo assolutamente. No, ma il mio non era un monito, era solamente per sapere cosa ne pensate. Magari se c'è. Sì. Per adesso c'è ancora il cartello che si può. Giriamo immediatamente. Pedalare senza fretta la domenica mattina, fra i capelli.